invece stia fermo. Dove sarà il clacson? Scansati! Dammi strada! L'inviato della stampa e la RAI al completo con il TG1 e il TG3. Vi dico, non l'opinione di tutti sarebbe impossibile, ma quella appunto dei tre che hanno trascorso l'ultimo mese a Baghdad. Nessuno ci ha toccato per ora un capello, ma non accetteremmo, se questa ipotesi fosse vera, di essere trasferiti nell'hotel Melia Mansour, che è stato l'albergo prigione degli ostaggi in quei terribili giorni di agosto e settembre. A partire da quest'oggi parleremo del gran biscotto. Io sono qui come cattolico a condividere questi sentimenti e con la consapevolezza che la pace si salvaguarda se si è uniti nel contrastare. Mica squadra. War is always a bad reason to bring aside. Possiamo fermarci un attimo. Silvia, sì, vai avanti, raccontaci quello che puoi, anche se veramente... Ecco, poi ogni tanto, neanche sono finite le immagini, adesso continuano a trasmettere, ovviamente credo che sia un videotape della durata di 4-5 minuti, ma se uno guarda un film fatto di effetti speciali e con le luci, con queste traiettorie nel cielo che partono dalla terra, che vengono a terra, con questi bombardamenti di scoppi, ogni tanto poi la telecamera si gira in un viottolo al buio e si vede qualcuno che scappa, qualcuno piegato in due che scappa, e non si vede un aereo, non si vede niente, solo... Del dodicesimo stormo da bombardamento, con i tre sorcetti verdi dipinti sulle carlinghe degli aerei, danno prova di poter figurare ai massimi livelli nei voli da primato e nelle gare internazionali a cui partecipano i principali paesi industrializzati. Qual era la sua missione? Attaccare un deposito di munizioni nella regione meridionale. La prevista prima puntata del programma. Pensata, proprio ci vuole. Tutti i partiti uguali, tutte le idee. Io vengo da Roma, dall'Italia. Roma, 29 anni fa, da famiglia borghese, e dedicatosi a questo sport soprattutto per passione. Il tragico fatto è avvenuto a Buenos Aires, dove oggi si svolgeva la prima prova della stagione per il campionato mondiale Marche, detta la 1000 chilometri. L'esercito di un Non voglio fare nessuna provocazione, voglio soltanto dire alcune cose. Un sindacalista aveva detto: ragazzi, state calmi, lasciate stare gli impiegati, domani andremo tutti quanti a Salone e mostreremo là la nostra forza. E il giorno dopo nessun sindacalista si è fatto vedere davanti alla porta. Non so come si chiama questo sindacalista, comunque c'è qualcuno che lo sa. Allora sei bugiardo! Lasciamo perdere! Perché il giorno prima c'era stato un tentativo di fare un corteo a Bologna. Gli altri manca purtroppo, vero? È uno dei tre del Liguori. So da Pace che poco fa tutti i giocatori del Bologna hanno parlato per telefono con Liguori. Sì, verso mezzogiorno abbiamo telefonato a Lione e per parlare con Franco Liguori. Quello che gli è accaduto purtroppo è terribile perché ha molte lesioni. Certamente noi gli facciamo tanti auguri e riteniamo, io personalmente ritengo che lui riprenderà a giocare perché... Il suo spirito, la sua volontà, il suo spirito di reazione sono veramente molto forti.
Un pronostico su questa partita? Noi dopo questo incidente bruttissimo ci siamo stretti ancora di più così attorno alla squadra e credo che reagiremo con determinazione appunto all'incidente che abbiamo subito. Oggi giocate anche per lui per non dimenticarlo? Giochiamo per la squadra ed anche per lui. Anche a lei, Zurlini, un pronostico su questa partita? Ma questo mi disturba molto. Giovanni Paolo II. Mentale o no?